Un buongiorno cari telespettatori, benvenuti, eccoci qua, un caffè con voi, con il vostro caffè, la vostra moka sul fuoco e con i nostri, sempre graditissimi. E in ogni trasmissione l'ospite è graditissimo, in questo caso ancora di più. Guido Bolatto, buona giornata, benvenuto, segretario generale di Camera di Commercio di Torino. Buongiorno a tutti e buon caffè. Allora, Guido, in questo caso un caffè che speriamo non resti un po' indigesto, perché con te andiamo a parlare di una piaga purtroppo non estirpata, anzi, che in questi giorni di pandemia, complice la situazione economica degli esercizi commerciali difficile, rischia di riemergere e per cui Camera di Commercio sta cercando di mettere in campo tutta una serie di azioni a tutela. Stiamo parlando della piaga dell'usura, giusto Guido? Sì, hai detto bene, il tema è che in questa situazione di difficoltà generata dalla pandemia, molte imprese rischiano di avere, anzi hanno sicuramente problemi nel reperire i mezzi finanziari per andare avanti, banalmente per pagare le bollette, il funzionamento degli affitti e le spese di tutti i giorni, perché sono venuti meno ovviamente i ricavi. Siamo tutti chiusi, anch'io sono chiuso in casa, come vedete, per cui siamo tutti chiusi. Mentre però alcune cose come queste si possono fare da remoto, vendere ad esempio per i negozi che vendono abbigliamento è un po' più difficile, no? Quindi sicuramente, o per i ristoranti è ancora peggio, no? Per cui ecco, il rischio è che questi esercizi, ma non solo il commercio, anche i piccoli artigiani, anche le piccole imprese che magari hanno visto venir meno i loro clienti perché a loro volta sono chiusi, ecco, non abbiano i mezzi finanziari per andare avanti e per sostenere le spese di ogni giorno. E si facciano convincere magari da qualche falso amico a farsi prestare i soldi appunto da falsi amici che poi si rivelano in realtà dei veri usurai che pian piano alla fine spogliano di tutto le persone a cui si attaccano, ecco, che attaccano anche con interessi che a volte arrivano a superare l'intero capitale prestato. Quindi è una vera piaga che ahimè è più diffusa di quello che ognuno di noi possa immaginare, no? Questo parlando soprattutto Ecco, con esperti. su questo punto qua ci puoi aiutare a comprendere il fenomeno. Poi andiamo a parlare delle iniziative messe in campo da Camera di Commercio, ma giusto per avere un quadro, perché altrimenti il rischio è quello di considerare questo, insieme ad altri problemi, sempre una cosa che non riguarda la nostra società o che riguarda una parte minoritaria, quasi che se la sia andata a cercare. Ecco, parlando con le forze dell'ordine, in particolare la Guardia di Finanza che è molto attiva sul tema, loro ci segnalavano proprio come poi alla fine questo fenomeno sia un po' mascherato sotto, come dire, le spoglie, le false spoglie dell'amicizia, no? Perché poi non è. Cioè, l'usuraio non ha un ufficio a cui, come le banche, non è un luogo a cui chi ha bisogno di soldi va e chiede. Molto spesso avvengono più fenomeni strani, no? Appunto, l'amico che ti dice: ma guarda, ho trovato quel tale che anche se tu non hai problemi con le banche, te li presta, tanto poi glieli puoi restituire comodamente. No, io l'ho già fatto, no? E in realtà è tutto falso. No, è tutto Costruito ad arte. montato ad arte, per cui tu poi alla fine ti affidi che hai bisogno magari anche soltanto di una somma all'apparenza dire banale, no? Come potrebbero essere i 5, i 10 mila euro per appunto pagare le bollette insolute, e così ti rovini la vita però, perché quei 5 mila euro. Con quei 5 mila euro ti metti nelle mani di qualcuno che poi ti chiede interessi magari per
per il 100%, per cui quei 5.000 euro te ne vengono a costare altrettanti di interessi e non so, poco poi alla fine diventa quello che vediamo magari nei film o quello che va a finire nei giornali, le minacce, magari anche gli atti di intimidazione, eccetera. Molto spesso le cose ci raccontano, almeno così, appunto le forze dell'ordine, la cosa è molto più subdola, è molto più lavorata dal punto di vista psicologico, per cui si diviene proprio preda di queste persone, da cui poi alla fine non ci si riesce più a staccare, perché appunto magari dai 5.000 iniziali poi arriva un altro prestito di 2.000 per pagare gli interessi e così via, e così non ci si riesce, non ci se ne riesce più a liberare, senza che arrivino minacce fisiche, come dicono, però diventa proprio un meccanismo psicologico per cui si è dipendenti. Camera di Commercio mette in campo uno sportello antiusura per affrontare il problema. Raccontaci. Sì. A dir la verità, il tema ci è stato sollecitato a noi, come in tutta Italia, dalle prefetture che, appunto, coordinando il lavoro delle forze dell'ordine, hanno ben presente il rischio che in questa fase dell'economia del paese, in attesa che arrivino i soldi del recovery plan, eccetera, eccetera, no, rischia invece di rovinare tante vite, tanti imprenditori. Per cui lo spunto ci è stato dato in realtà dal prefetto, che ha convocato un tavolo a cui hanno partecipato appunto tutte le forze dell'ordine, ma anche noi e tutte le associazioni di categoria del territorio, con cui abbiamo firmato un protocollo antiusura che è più o meno analogo in ogni parte d'Italia, quindi in ogni prefettura italiana si è dato vita a un insieme di forze, diciamo, della società civile per affrontare il tema. Noi abbiamo fatto, credo per primi, un passo in più, perché dentro il protocollo abbiamo messo la realizzazione di un vero e proprio sportello. Tra l'altro lo dico perché è una curiosità, ma è vero, il presidente Draghi nel suo discorso di insediamento ha citato proprio questi protocolli e la collaborazione della Camera di Commercio, delle Camere di Commercio con le prefetture, come esempio virtuoso di come si possono affrontare i problemi anche di legalità in Italia. Cioè, abbiamo dato vita a questo sportello antiusura che è molto virtuale, anche per almeno all'inizio, anche per garantire la riservatezza, cioè quello di cui vogliamo essere sicuri, che poi chi si rivolge allo sportello non venga messo in piazza, ecco, anzi gli venga garantita tutta l'assoluta riservatezza, garanzia della privacy, eccetera. Quindi esiste questo sportello virtuale che è sul nostro sito ed è molto semplice trovarlo, perché è www.to.camcom.it/sportello-anti-usura, quindi digitando sportello antiusura Camera di Commercio su Google immagino che venga fuori subito, in cui c'è un semplice modulo in cui viene chiesto il settore di attività e il numero di telefono. Quindi non richiediamo né nominativo della persona fisica né la denominazione dell'azienda. Prendiamo in carico questa segnalazione come segreteria, perché il ruolo della Camera di Commercio è esclusivamente quello appunto di gestire lo sportello, di fare la segreteria. Poi lo sportello vive, e qui ringrazio, grazie a tutte le associazioni di categoria del territorio che hanno aderito, si va dall'Unione Industriale fino alla Coldiretti, quindi veramente la rappresentanza di tutto il mondo produttivo, no? Industriali, commercianti, artigiani, agricoltori, cooperative, davvero tutti. E indirizziamo, la segreteria indirizza poi questa azienda che ha il problema, questo problema lo indirizza al facilitatore, come l'abbiamo chiamato,
che è, corrisponde al proprio settore. Quindi se è un commerciante sarà uno dei facilitatori designato dall'associazione di commercianti a farsi carico del problema. A questo punto viene fissato un incontro tra facilitatore e persona e imprenditore e si inizia ad esaminare il caso, a capire cosa si può fare per risolvere il problema. Abbiamo una vasta gamma di possibilità, da rinegoziare banalmente gli accordi con le banche, l'altro l'ABI ha firmato anche lei, quindi la rappresentanza di tutte le banche ha firmato, anche loro hanno firmato il protocollo in prefettura, quindi sono anche loro attorno al tavolo per affrontare il problema, fino all'accedere a fondi specifici del Ministero degli Interni per affrontare il problema dell'usura, fondi che sono gestiti, e anche qui ringrazio le due fondazioni per la collaborazione, della Fondazione La Scialuppa, che è una gemmazione della Fondazione CRT, e della Fondazione San Matteo, che è invece collegata alla Diocesi di Torino. E fino al caso più estremo, all'inoltrare, al segnalare un caso di reato alle forze dell'ordine. Ci auguriamo che siano ovviamente pochi, per non dire speriamo nulli, questi ultimi casi, perché vorremmo riuscire ad anticipare il problema fino non prima di arrivare a quella fase lì, e invece ci auguriamo che appunto i facilitatori siano in grado di risolvere, di affrontare perlomeno, di cercare di affrontare assieme i problemi e di individuare delle strade, delle possibili soluzioni. Tu hai citato le banche già due volte nella tua spiegazione, nel tuo racconto. Cosa potrebbero fare le banche? Perché di fatto il problema che sta al centro è un accesso al credito, la possibilità di avere la liquidità necessaria per poter sostenere un ciclo economico che in questo caso, più che ciclico, inizia a essere abbastanza gravoso nei riguardi delle attività commerciali. Vi è una responsabilità in merito alla difficoltà per le piccole e medie imprese, per il commercio del taglio, di accedere al credito bancario? Allora qui il tema è controverso e dibattuto, cioè le polemiche su questo aspetto si sprecano. Io credo, da quello che appunto parlando con i vari interlocutori capiamo, possiamo mettere alcuni punti fermi. Uno, che incredibilmente, ma mai come in questo momento, c'è molto denaro disponibile che non trova il giusto oggetto su cui investire, e non lo trova c'è molto denaro disponibile perché ognuno di noi in questo momento, piuttosto che magari spendere, tanto non va più al ristorante, tanto non fa più viaggi, tanto non spende più perché tanto si sta in felpa. Sono ridotti i consumi. Siamo in felpa tutto il giorno, no? Per cui che bisogno ci abbiamo di... E quindi si sono ridotti, ognuno di noi ha ridotto le spese, quindi mette da parte di più di quello che metteva prima, banalmente, così anche un po' tutti. Ecco, però questo, il dramma di questo momento è che questo denaro non trova il giusto oggetto, l'azienda in questo caso, su cui investire, anche per colpa degli imprenditori che non sanno rappresentarsi al meglio di fronte alle banche, perché è finito il tempo in cui ci si conosceva tutti nel paese o nel rione, per cui il direttore di banca locale sapeva che io ero un bravo imprenditore. Era un po' come il farmacista, no? Conosceva le ricette giuste per tutti. Ero un bravo imprenditore, me la cavavo, c'avevo dietro una famiglia seria, eccetera, quindi mi dava credito. Le banche non lavorano più così, lavorano perché così gli ha obbligati il sistema, che ovviamente
anche perché quel sistema là ha fatto tanti danni e quindi ha dovuto essere riformato per forza, lavorano sulla base di algoritmi di valutazione che stanno dentro i computer. E quindi bisogna prima di tutto avere i numeri, averli il più della propria attività, i bilanci, averli il più giusti e trasparenti possibili e darli alla banca che sulla base di quelli ti fa la valutazione. Ecco, qui credo che sarà il ruolo di quelli che abbiamo chiamato non a caso facilitatori, no? Perché aiuteranno le persone, gli imprenditori che hanno delle difficoltà a tirar fuori i giusti numeri, perché spesso non si cerca di raccontarla meglio o peggio a seconda di cosa conviene agli interlocutori, no? Quindi tirar fuori i giusti numeri e soprattutto a presentarli nel modo migliore alle banche. Se questo percorso va in fondo e se dietro, ben inteso, c'è un'attività che sta in piedi, anche se ha un momento collegato ovviamente alla pandemia di difficoltà, ma comunque c'è un'attività seria che sta in piedi, se questo processo va in porto, poi le banche sono dispostissime a studiare tutti i meccanismi di dilazione, di sospensioni anche di rate, lo stanno facendo sui mutui per la casa, che è la cosa più semplice, no? Perché sul mutuo per la casa dietro c'è una famiglia che ha un reddito e comunque c'è la garanzia della casa, ma lo si può fare anche su altre forme di prestito, tutte le soluzioni per passare la nottata, come diceva Edoardo De Filippo. C'è da passare la nottata. Siamo in conclusione, Guido. Siamo partiti da un cancro da estirpare, quello dell'usura, e chiudiamo con un messaggio di senso inverso invece. In questo tempo, dal tuo speciale osservatorio, quali sono i segnali positivi o che ci devono far sperare per la ripresa economica, per il futuro e per il welfare della gente? Ce ne sono molti, bisogna avere la voglia di vederli, però ce ne sono molti. Beh, uno collegato a quello di cui stiamo parlando, il fatto che prima di questa pandemia non era così semplice mettere attorno al tavolo Camera di Commercio, Forze dell'Ordine, Prefettura, tutte le associazioni di categoria, ma proprio tutte, che fino a ieri si guardavano in cagnesco un con l'altro perché si rubavano gli associati, sindacati, eccetera, banche, ecco, non c'è stato bisogno di fare pressioni, è bastata una lettera della Prefettura e ci siamo ritrovati tutti, abbiamo trovato anche le modalità per metterci all'opera e partiamo adesso con questo servizio, no? Quindi, ecco, lo spirito che non solo torinese, ma non solo italiano, ma direi proprio collegato alla natura umana, che nel momento della difficoltà tira fuori il meglio, no? Fa quadrato. Supera le divisioni, supera le difficoltà e tira fuori il meglio. Dovremmo essere sempre concreti come siamo stati in questo caso, trovare sempre la cosa su cui intercettare. Io sono fiducioso perché probabilmente già quest'anno, ma sicuramente nei prossimi anni ci saranno tanti soldi disponibili. Bisognerà solo, perché il recovery plan, nessuno di noi si è ancora reso conto bene di cosa vuol dire, ma è il più grande, stiamo parlando di 200 miliardi, cioè una somma che si fatica anche a immaginare come sia fatta, no? Mai vista di intervento pubblico sull'economia. Bisognerà solo essere capaci a trasformare ognuno di quei miliardi in interventi concreti e che abbiano a che fare con i bisogni della gente e non siano soltanto un modo per spendere i soldi, ecco, no? Che diventino davvero delle risposte dei bisogni della gente su tutti i fronti, compreso su quello che hai citato, il welfare, il sociale, su cui c'è molto da innovare. E poi, se vuoi, su questo possiamo fare un altro caffè un'altra volta, vi raccontiamo che cosa facciamo sul tema dell'innovazione sociale. Accogliamo l'invito.
perché c'è molto da innovare, però ci sono anche lì tante energie e tante disponibilità finanziarie pronte a entrare in campo. Bisogna solo appunto trovare la formula, e noi stiamo lavorando su questo, trovare la formula per far incontrare gli uni e gli altri. Ecco, i facilitatori servono a questo, no? A aiutare a trovare le modalità per riprendere in mano la propria vita e affrontare il futuro con un po' di serenità. Guido, noi ti ringraziamo e con il nostro caffè ti salutiamo e accogliamo l'invito per il prossimo caffè insieme a parlare proprio di quello che ci raccontavi. Grazie di cuore, una buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Grazie a voi.